Lettura dal Santo Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scrivi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Leggano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare maestro, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato». Parola del Signore. Sulla stessa linea, Gesù condanna l'ipocrisia e la vanità degli scribi dei farisei, anche se vogliono giustificare le loro azioni su basi religiose. Questa recriminazione sull'incoerenza e sulla doppia vita, però, vale anche per tutti i membri della comunità, a cominciare dai suoi pastori. Solo coloro che cercano di seguire la via della verità otterranno la salvezza, come chiarisce molto bene il Salmo responsoriale. Tutti siamo invitati ad evitare l'ostentazione e la falsità per poter dare un'autentica e umile testimonianza di fede. Uno solo è il tuo Maestro. Nel Vangelo di oggi ci viene presentata l'arrivo di Gesù a Gerusalemme, dove annuncia la venuta del Regno, ma viene rifiutato dai capi religiosi di Israele. Il comportamento nella comunità è presentato anche alla luce e in contrasto con l'ebraismo del primo secolo. Matteo mette in bocca a Gesù tre divieti diretti ai discepoli di attribuire titoli onorifici, accademici e religiosi, rabbino, padre, istruttore. Questi divieti ad intra della comunità non solo ostacolano le situazioni possibili al suo interno, ma ognuno di essi ha un alto contenuto teologico. Le tre preghiere evocano lo Shema Israele e con esse si fanno la professione di un solo Dio, Padre del Cielo, e la confessione di un solo Cristo, il Messia di Israele. La vera autorità nella comunità è legata all'autorità del Padre Celeste e all'autorità di quella di Gesù, unico maestro istruttore. Pertanto i membri della comunità sono fratelli e sorelle, gli uni con gli altri, e le loro relazioni sono caratterizzate dall'uguaglianza. I tre divieti di attribuire titoli in comunità devono essere interpretati alla luce dei versetti finali: «Il più grande tra voi sarà vostro servitore, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato». Matteo porta così l'idea di uguaglianza e solidarietà al suo massimo esponente. Nella comunità di Gesù non si può dare un modello di leader dalle chiavi gerarchiche,
La nuova fraternità implica la rinuncia al proprio prestigio e a una vita a favore della comunità attraverso il servizio la cui misura Gesù stesso ha stabilito. Ancora una volta, l'inversione dei valori nei rapporti intracomunitari rispetto ad altre forme di relazione comporta una svolta rivoluzionaria anche nello stile dell'autorità. Leggendo questo Vangelo non possiamo dimenticare che siamo in un processo di sinodalità, un sinodo che ci invita a chiederci che tipo di comando esiste nelle nostre comunità e diocesi e a parteciparvi corresponsabili della vocazione a cui siamo stati chiamati dal Signore nel battesimo, perché questo è ciò che lo Spirito ha messo in moto. Stiamo partecipando a questo processo sinodale con verità e coraggio da ciò che lo Spirito suscita in noi? Carissimi fratelli e sorelle, il Signore vi benedica e vi dia la pace.